Gli ultimi 4 secoli dell'abbazia di Santa Maria di Pinerolo è un'abbazia decisamente importante e dalla sua costituzione nel 1064 con la donazione della marchesa Adelaide di Susa, signora di Torino, che diviene il vero centro del potere dell'intero pinerolese. Pinerolo probabilmente già esisteva, era un borgo di campagna, si era costituito attorno a 2 chiese parrocchiali, le chiese di San Maurizio e le chiese di San Donato, ma è proprio con l'undicesimo secolo che vi è il momento di svolta. Gli abati costruiscono, creano una serie di terreni agricoli, diventano i signori del luogo ed è grazie al loro rapporto con i Savoia che accrescono progressivamente il proprio potere. Il libro, che noi andremo a presentare nuovamente sabato 7 marzo pomeriggio dalle ore 15:30, proprio nel luogo dove sorgeva l'abbazia, cioè nell'attuale chiesa di Santa Maria del Verano ad Abbadia Alpina, affronta gli ultimi 4 secoli della storia dell'abbazia, cioè partendo da quello che è stato il primo duca di Savoia, Amedeo VIII, che divenne papa con il nome di Felice V. Come Italia Nostra organizzeremo sia la presentazione di sabato 7 marzo pomeriggio che una passeggiata guidata il giorno dopo, domenica 8 marzo, sempre alle ore 15:30 e l'appuntamento è sempre lì dove sorgeva l'abbazia, ovvero a Santa Maria del Verano ad Abbadia Alpina. Con noi, sia il giorno precedente, sabato 7, che poi la domenica 8, ci saranno alcuni degli autori del libro, in particolar modo Marco Cagliero, che ha ricostruito con l'architetto Stella Rivolo quella che era la struttura dell'abbazia alla fine del XVI secolo, e poi molti altri, da Pier Carlo Pazzè, che è l'animatore dei convegni storici dell'O, a Marco Frattini, a Paolo Gozzo ed altri ancora.